Lunedì 22 marzo, presso l'Aula Magna dell'Università di Torino, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, si è tenuta la prima seduta del Parlamento Italiano dei Giovani per l'Acqua, la prima in Italia e promossa dalla provincia di Torino. L'iniziativa ha coinvolto 12 istituti superiori di Torino e provincia e delegazioni dei Parlamenti dei Giovani per l'Acqua di Spagna, Canada e Francia. Sono intervenute la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, e l'Assessore alle Risorse Idriche e Atmosferiche, Elena Ferro. Questa iniziativa, che si chiama Parlamento dei Giovani per l'Acqua, è un'iniziativa della Provincia per aiutare i giovani a riflettere sul grandissimo tema dell'acqua, sia a livello mondiale, quali sono i problemi che l'umanità, soprattutto una parte grande dell'umanità che non ha ancora accesso all'acqua, deve affrontare. Non dimentichiamo che oltre 1 miliardo di persone oggi nel mondo non ha accesso all'acqua potabile e all'acqua per servizi igienici. L'altro tema che affronteranno i giovani è quello invece della nostra provincia, del come risparmiare acqua, di come avviare politiche che consentano un miglior utilizzo della nostra risorsa. Noi non abbiamo una scarsità assoluta di acqua, abbiamo però molte aree che in certe stagioni si trovano ad avere scarsità d'acqua, abbiamo soprattutto molti sprechi che comportano costi, sottrazione di acqua dai corsi d'acqua e per altri versi quindi difficoltà nei fiumi per la vita acquatica. Un gruppo di studenti dell'Istituto Giovanni Cena di Ivrea ha coinvolto le autorità presenti in un interessante esperimento. La degustazione e valutazione di 4 diversi tipi di acqua, 3 in bottiglia e 1 dell'acquedotto, dimostrando che erano pressoché identicamente apprezzate. Nonostante ciò, la maggior parte degli italiani continua a preferire l'acqua in bottiglia. Gli studenti dell'Istituto Carlo Ubertini di Caluso hanno invece mostrato come il tradizionale metodo di irrigazione con tubo da giardino o innaffiatoio costituisca un ingente spreco di risorse idriche. Ad essi si potrebbero invece sostituire metodi alternativi come quelli ad aspersione o goccia a goccia. L'obiettivo dell'iniziativa è stato di sensibilizzare sul problema del risparmio idrico e sul suo corretto uso i ragazzi, ovvero i protagonisti di un futuro in cui l'acqua potabile sarà sempre più preziosa e scarsa. La provincia di Torino ha promosso già da tempo numerosi progetti didattici sul risparmio idrico nelle scuole, riuniti sotto il logo di Gocciolino, la goccia risparmiosa e sorridente. Proprio il successo di tali iniziative ha portato alla nascita del Parlamento Italiano dei Giovani per l'Acqua e alla creazione di una rete di scuole per l'acqua.